Scendono in campo le squadre di Alma Juventus, Fano in maglia bianca e il Lupo Molisano, sostenuto da una cinquantina di tifosi, per la 13ª giornata di ritorno del campionato nazionale dilettanti Serie D. Alma Juventus Fano e Campobasso. Di nuovo buon pomeriggio qui dallo stadio Mancini, bella convenzione di tifo. Servirà anche un'invenzione da palla inattiva in questa partita che non è affatto semplice. Parte Borrelli, la correzione sul primo palo proprio di Sassaroli, va giù Minadeo, c'è Giorgio Marinucci, quindi Lunardini a centrocampo, Lunardini prova a girarsi, Favo, quindi molto bene Favo, il tiro di Favo e la palla alta, non c'è stata deviazione, Favo molto bene in percussione centrale al 17esimo minuto. Il fischio del direttore di gara, parte Borrelli direttamente in porta, palla che fa la barba al palo, gara davvero inadatta ai deboli di cuore, il traversone, Gucci di testa, sotto misura, la palla alta, alla rimessa Sassaroli, al prima di girarsi Mattia mette nel mezzo, allontana la minaccia, poi Lunardini, il tiro di Lunardini, la palla che cadeva a fagiolo per il tiro di controbalzo, alta sopra la traversa, Sivilla, avanza Andrea, Sivilla in tinare, Sivilla il tocco, attenzione, c'è ancora la paratissima di Conti su Favo, ancora Fano vicino al gol, tanti errori, Clemente mette nel mezzo, Clemente, Sivilla, tiro, la parata del portiere, incredibile, Lunardini prova a innescare Sivilla al limite, non c'è fallo, il fischio del direttore di gara, finisce 0-0 in una gara da sapore strano, fine della partita e forse fine dei giochi con il sorriso amaro di Claudio Gabellini. Finisce così 1-0-0 dove l'Alma forse avrebbe meritato qualcosa in più, soprattutto per il gran primo tempo e le tante palle gol sprecate. Nel secondo il Campobasso sicuramente ha giocato una partita migliore, ha tenuto lontano l'Alma dai propri 16 metri, ha rischiato e grosso nel finale con Conti decisivo di piede su Sivilla, il colpo di testa di Gucci in pieno recupero, alto sopra la traversa, finisce con la sciarpata dei tifosi.